Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ. Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui insieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana e incredibile storia che viene dalla metà oscura del mondo. Una storia in cui, come spesso succede in quelle che raccontiamo qui, le cose si ribaltano e si sovrappongono, girano di 360 gradi e diventano completamente diverse a seconda del punto di vista. Per cui quello che qualcuno considera uno spregevole criminale per altri diventa un grande eroe e finisce per pagare sulla sua pelle sia l'una che l'altra interpretazione. Perché questa è la strana e misteriosa storia di un miliardario, perverso e scorretto pornografo o eroe dei diritti civili, che si chiama Larry Flynt. L'idea giusta, giusta per lui almeno, Mr. Flynt ce l'ha a 20 anni. Prima Larry Claxton Flynt Jr. ha cercato di fare fortuna in tanti modi, ma senza mai riuscirci. Fortuna come intende lui, naturalmente, che non significa trovare un buon lavoro per comprarsi una casa e mettere su famiglia con moglie, figli e un cane, come ogni bravo e vero americano di Lakefield nella contea di Mogfin, in Kentucky, vorrebbe. Per Larry Flynt fare fortuna significa diventare miliardario, con ville, ranch, limousine e jet privato. E per fare questo non basta arruolarsi prima nell'esercito, 15 anni, con un certificato di nascita falso e poi in marina, dove arriva a fare sottufficiale nel reparto radar di una portaerei con 95 uomini a suo comando. Non basta lavorare come impiegato a fare auto per una sottomarca della General Motors e non basta neanche giocare a poker, bravo sì, ma non abbastanza. Ci sarebbe la carriera criminale, ma per quella Larry non c'è tagliato, perché prova a smerciare alcol fatto in casa, moonshine si chiama, perché distillato di notte, alla luce della luna. Ma si fa scoprire subito e smette prima che lo arrestino. Tutto questo Larry lo fa prima dei 20 anni, perché è un tipo svelto Larry che capisce subito cosa funziona e cosa no. E infatti, con i $1,800 che è riuscito a risparmiare, rileva il bar che sua madre gestisce a Dayton, nell'Ohio, un'altra cittadina nel cuore degli Stati Uniti, dove ci stanno i redneck, i colli rossi, i conservatori, i lavoratori delle fattorie. È per loro che rinomina il bar Hillbilly Heaven, il paradiso degli Hillbilly, che sarebbero i campagnoli, visto che per quanto redneck e conservatori siano, anche i campagnoli dell'Ohio si vogliono divertire. Il paradiso degli Hillbilly va così bene che Larry compra un altro bar e poi un altro ancora, fino a mettere insieme una catena. Ma a Larry non basta. Certo, i bar rendono bene, ma non così tanto, perché non è che la clientela sia proprio di lusso, anzi, agli Hillbilly bisogna stargli dietro parecchio, perché non saltino addosso alle ragazze. Larry deve girare armato e un giorno ci scappa anche un conflitto a fuoco. Allora, assieme a sua moglie Altea, compra un altro locale, più di lusso, che si chiama Hustler Club, e prende in prestito un'idea che dall'altra parte dell'America, sulla West Coast, in California, funziona. Anche là sono campagnoli, per quanto forse i più progressisti, e anche là si vogliono divertire. Ed ecco perché tutti vanno nei go-go bar, dove i drink vengono serviti da ragazze mezze nude, e ci sono ragazze che ballano che se gli allunghi $100 si tolgono la maglietta. Succede anche all'Hustler Club. Ragazze in minigonna e stivaloni da cowboy che appena tiri fuori un centone, boom, tirano fuori le tette. Insomma, è allora, a 20 anni, nel 1962, che Larry Claxton Flynt Jr. capisce che farà la sua fortuna con le donne nude. L'Hustler Club va bene, anzi benissimo, tanto che Larry e Altea ne aprono altri 5, a Columbus, Cleveland, Cincinnati, Akron e Toledo. Tutto go-go, naturalmente. Ragazze mezze nude o nude del tutto, ma è così che vanno le cose in America, anche nella più puritana. Se certe cose si fanno nel chiuso di un bar va bene, le mogli fanno finta di non vedere, la gente per bene evita di parlarne, lo sceriffo ogni tanto ci fa un giro e si fa una bevuta gratis o anche qualcosa di più. E va benissimo così. Rendono bene gli Hustler, $250,000 all'anno ciascuno. Ma a Larry non basta neppure quello. C'è da lavorare 20 ore al giorno. E poi ci sono le spese. E poi c'è anche la crisi degli anni 70, che colpisce per prima cosa il tempo libero, e quindi i bar, anche quelli gogo. Così c'è da diventare benestanti, non miliardari. Da comprarsi una bella macchina, magari una barca, non un jet privato. Ma Larry, lo abbiamo detto, è uno che sa capire subito cosa funziona e cosa non funziona. Per pubblicizzare i suoi Hustler Club, aveva comprato un foglio locale, 4 pagine in bianco e nero, in cui metteva le attività dei suoi club, i gruppi che ci suonavano, i drink che si bevevano e soprattutto un po' di foto delle ragazze che ballavano e servivano.
Ai clienti del club, l'Aster Newsletter era piaciuto, soprattutto per le foto delle ragazze. E così da 4 pagine era passato ad una fogliazione di 16 e poi di 32, e a quel punto a Larry era venuta l'idea. Trasformarlo in un vero giornale, una vera rivista, l'Aster Magazine. Lasciar perdere l'attività dei club e concentrarsi su quello che ormai ha capito che farà davvero la sua fortuna: le donne nude. Vere donne. Non quelle perfette e reali di Playboy, e neanche quelle patinate di Penthouse. Ragazze della porta accanto, belle sì, ma neanche così tanto, pure volgarotte, ma vere, in carne ed ossa e non in luci soffuse ed effetto flu. Ragazze in carne ed ossa e tutto il resto, e molto esplicitamente. Perché in effetti l'Aster Magazine di Larry Flint è il primo giornale a pubblicare, siamo agli inizi degli anni 70, foto chiare di organi femminili in posizioni esplicite. Pink shot si chiamano. Se Playboy e Penthouse si definiscono riviste erotiche, Aster Magazine si dichiara decisamente pornografica. Funziona. La rivista si vende bene, ma non basterebbe neppure quello se non fosse che a questo punto Larry capisce la seconda cosa fondamentale nel suo progetto di fare fortuna. Una, lo abbiamo detto, sono le donne nude. L'altra è la spregiudicatezza, la provocazione, il suo essere schiettamente, brutalmente, politicamente scorretto. C'è un fotografo, un paparazzo che è riuscito a scattare alcune fotografie di Jacqueline Kennedy che prende il sole nuda. Siamo nel 74. Jacqueline è già la signora Onassis ed è meno amata dagli americani avendo sposato un miliardario greco, ma è sempre la vedova Kennedy e ci vorrebbe comunque un po' di rispetto. Ecco, quello, il rispetto, Larry non ce l'ha, se mai l'ha avuto. Pubblica 5 pagine di foto di Jacqueline nuda e la rivista fa un balzo di 3 milioni di copie a $2.25 il numero. Aster Magazine diventa il numero uno delle riviste porno e Larry Clexon Flint Jr. diventa finalmente miliardario. Giallo DJ, di Giallo. La chiave di Aster Magazine, che poi è la chiave per capire lo stesso Larry Flint, è la provocazione. Assieme a donne nude pubblica battute che possono sembrare razziste, sessiste, politicamente scorrette. Sembra che prendano in giro disabili e minoranze, o sembra che inneggino a cose orrende come la violenza carnale o anche la pedofilia. Per molti, associazioni per i diritti civili o gruppi femministi non sembrano così, sono così. E Larry Flint è solo uno schifoso razzista e maschilista ammalato di sesso. Ma lui dice di no, che il suo unico obiettivo sono i ben pensanti ipocriti, la gente falsamente per bene, i predicatori e i moralisti, che sono, per la maggior parte, quelli che si arrabbiano e lo denunciano. Come il reverendo Jerry Flowell, uno dei predicatori più famosi degli Stati Uniti, di quelli che si vedono in televisione davanti a stadi di gente che poi va in convulsioni, che lo cita per $40 milioni. C'è una pubblicità del Campari, in cui gente famosa racconta la prima volta che lo ha bevuto. Flint fa pubblicare su Hustler una foto del reverendo che ricorda sua madre sbronza di Campari, che gli sembrava più sexy di una puttana battista con $100 di donazione, così scrive. La mamma del reverendo, sbronza, più sexy, eccetera, eccetera, inaccettabile. Il reverendo fa un salto sulla sedia, querela Flint e lo manda sotto processo. Non è la prima volta che succede, e non sarà neanche l'ultima. Larry finisce davanti alla corte con un sacco di volte, reagendo sempre all'insegna della provocazione. Come quando si presenta in aula con una maglietta con su scritto Fuck this card. O come quando sfida i giudici che lo condannano, dicendogli Motherfucker, che è un insulto, è tutto quello che sapete fare? E loro lo condannano ad una pena sempre più alta. People vs. Larry Flint, il popolo contro Larry Flint, che è la formula giuridica che dà il titolo al film sul miliardario pornografo interpretato da Woody Harrelson, diretto da Milos Forman e prodotto da Oliver Stone, e che da noi si intitola Larry Flint, oltre lo scandalo. Ogni volta, aiutato da Alan Isaacman, il suo avvocato, Larry riesce a trasformare il processo in un palcoscenico per la sua rivista, che sale sempre di più nelle tirature, e in una battaglia per i diritti civili, il primo emendamento, la libertà di parola. Lo condannano quasi sempre, ma in galera non ci va quasi mai. È difficile che succeda a un miliardario, anche in America. Poi, un giorno di marzo del 1978 succede una cosa. C'è un uomo che si fa chiamare Joseph Paul Franklin, anche se il suo nome è James Clayton Vaughan. Ha scelto Franklin per via di Benjamin Franklin, inventore patriota, uno degli autori della Dichiarazione di Indipendenza americana, e questo va bene. Joseph invece l'ha scelto per Joseph Goebbels, il ministro della propaganda di Hitler, e questo va meno bene e fa capire di che tipo si tratti. Joseph è nato in Alabama, è un suprematista, uno di quelli che sostiene la supremazia della razza bianca, e infatti fa parte del Ku Klux Klan e del National Socialist White People's Party, il partito nazionalsocialista degli uomini bianchi. È anche uno schizofrenico, ma soprattutto è pericoloso Joseph, perché nonostante sia cieco da un occhio, ha un'ottima mira e se ne va in giro con un fucile.
come molti suprematisti, vede la razza bianca minacciata da un sacco di cose. Le MRCs, le Mixed Race Couples, le coppie miste. È così che diventa un serial killer. Un giorno si trova in coda dietro un'auto guidata da un uomo di colore con una donna bianca. Vanno troppo piano, Joseph perde la pazienza e invece di attaccarsi al clacson scende dalla macchina e ammazza tutti e due a colpi di pistola. Poi si apposta nei cespugli davanti ad una sinagoga e spara sui primi tre uomini che ne escono ammazzandone uno. Spara un uomo di colore che esce da un Pizza Hut, spara al direttore di un Taco Bell, sempre di colore, e ad un altro tizio che sta mangiando un Burger King uccidendolo. Ammazza una prostituta che gli ha detto di avere clienti di colore e un sacco di altra gente, autostoppiste, ragazzi, coppie miste. È un serial killer, Joseph. Uno di quelli che si chiamano Mission Oriented, con la missione di ripulire il mondo da un certo tipo di persone. E per questo finirà in carcere, condannato a morte, in attesa di essere ucciso con una iniezione letale. Tra le persone da cui ripulire il mondo ci sono ebrei, neri, ma anche attivisti per i diritti civili e spregiatori della morale comune, come quel tipo, quell'Harry Flint, che in quel momento è sotto processo in Georgia. In quell'istante sta tornando in tribunale dopo essere stato a pranzo con il suo avvocato. Joseph si apposta su un tetto con il suo fucile, mira con l'occhio buono e colpisce l'avvocato di Larry ad un braccio. Poi spara ancora, colpisce Larry allo stomaco e gli perfora la colonna vertebrale. Non lo uccide, ma lo spedisce per sempre su una sedia a rotelle. Chi è Larry Claxton Flint Jr.? Un eroe dei diritti civili? Della libertà di espressione, anche nelle sue forme più spregiudicate e scorrette? O un approfittatore, che sa come gestire la provocazione per ottenere sempre maggiore pubblicità? O tutte e due le cose assieme? Di certo c'è chi è riuscito a diventare miliardario. La Larry Flint Publication, Ltd., è un impero dell'editoria erotica, o pornografica, come preferite. E il suo palazzo di vetro nero si alza imponente nelle strade di Beverly Hills. Di certo è che sta sulla sedia a rotelle, gonfiato dai farmaci che deve prendere e di cui per un periodo è stato dipendente. E di certo c'è che è sempre lui, Larry Flint, il provocatore antiperbenista, come quando promette una ricompensa di $1 milione a chiunque gli porti le prove di scandali sessuali di uomini politici repubblicani, o come quando annuncia di avere foto di nudi della soldatessa Jessica Lynch, la biondina presa prigioniera dagli iracheni durante l'ultima guerra del Golfo e considerata, per un certo periodo, una specie di eroina americana. Insomma, sempre Larry Flint, sempre oltre lo scandalo. Radio DJ. Carlo Lucarelli. DJ. Ciao.